Ciao ragazzi, oggi siamo in compagnia di Max Urbex, finalmente, Urbex dopo Occhi di Gatto, diversi Guy mesi. Urbex. E siamo qui in un lanificio, piove a dirotto, quindi giornata ideale. Perfetta, qui c'è tutto, vediamo. Tutti i vetri. Abbastanza vandalizzato, come potete vedere questo monitor. È immenso questo posto. Ci sono delle batterie. È l'elevatore della Stille. Pieno di documenti. Chiavi. Tutta roba chimica. Ma poi sono colorante. Insomma, violetto. Sì, sono tutte avanti. Questo capannone è veramente immenso. Cioè, inizia, guardate là. Vegetazione che sta entrando, guardate qua, tutto ricoperto. Questo è l'officina. Ah, ma si lavano ferro. Ma sì che è rimasto, sono rimasti tutti in macchina. Per ora sembra che speriamo. Bello pieno comunque. Siamo in un ufficio, che bel casino. Che bel casotto, ma sono borsettino. Questo cos'era? Cioè un ufficio lì, magari facciamo delle prove o qualcosa. Campionatura. Questo è tutto. Questo è il libro dei registri. Wow, bello qua. Ne è rimasta, eh? Che figata. Cavoli, sembra la tastiera del Commodore 64. Questi sono uffici. Sta salendo tutto il pavimento.
Qualcuno che... Vedi, questa qui era tipo lana. Ci ha vissuto tempo fa. Questa è tipo lana. Cioè, guarda qua, tavola. Dai, hai visto di qua? Non commento belli questi uffici. Ma che giro avete fatto? Cosa? Che giro avete fatto? Da così, guarda questa stanza. Arrivo. Incredibile. Qualsiasi cosa è rimasto, qualsiasi, tutto, no, beh, guardate qua. Questo ufficio qua, addirittura col camino. Ufficio principale? Può essere? Sottotetto ed è pieno di archivi 1985, 84, 83. Tutti archivi. Un
viso, ricevimento, riscossione, ricevute, fatture, pieno di roba, forniture. Fa coppia fatture 1980. Mai trovato così tanta roba in un posto abbandonato comunque. Questa parte qua sembrava quasi un negozio, uno showroom. Tutte le altre firme degli Urbex. Vai, vai. Ah, è vero, guarda. Però questa era già una parte abbastanza nuova. E sì, da c'era ci sono tutti. E se il calendario che ho visto giù è nel 2010, perciò sono 13 anni. Guarda quanto è che hanno devastato tutto anche qua. Ma qua è chiuso? Chiuso? Sì, sì. C'è il calendario che è chiuso. E qui siamo a col piano. Guarda. Raga, sì. Andare in bagno qua. Ah, sì, io c'ho l'infermeria. No, ma qua siamo al piano di sotto. Matti, hai visto qua? Qua. Vieni indietro. C'è un po' di racconigi qua secondo me. Cosa dici? Dai, veramente qua ha preso fuoco. No, lì non assomiglia a qualcosa di racconigi. Sì, hai ragione. molto racconigi direi. Cioè, questa era una macchina, una fotocopiatrice. Ma qua è andato fuoco a tutto. Qua è andato fuoco a tutto, sì. Però non c'è odore, quindi non hanno la guardia. Certo, tutto aperto. No, bisogna andare un po' più vicino, in modo. Ma le tende hanno resistito? Sì. Più o meno. Scusate, ma ok ragazzi, sotto il diluvio universale. L'esplorazione è finita. L'esplorazione è finita. Siamo leggermente inzuppati. Inzuppati. Ah, leggermente, solo sì. Leggermente. Poco così. Però è andata bene. È andata bene, è un bellissimo posto. Peccato sia vandalizzato. Però vabbè. Non si può voler tutto dalla no, vita. Purtroppo. Da me, dalle Urbex Occhi di Gatto. Infatti Ale che si sta cambiando. E Gae, Andrea, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima esplorazione. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!
Thank you.